Wrestling. Ciao a tutti Squali e Pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Regroad. Come vedete, c'ho non più solo il piccone da frocio, ma anche sta cosa da frocio! E vai! Perché ho fatto sta roba? Praticamente ragazzi, ho farmato un bordello off camera, perché voglio arrivare a fare il pink, il coso pink là. Infatti vedete, ho messo questi alberi che prima non c'erano, se vi ricordate, e qua è cresciuto uno e ho costruito questa Alumite Battle Axe, perché ragazzi l'Alumite Battle Axe mi è costata ben 20 lingotti di alumite, che non è, cioè, non è facile. Vi faccio vedere che cosa fa. Vedete, io distruggo e mi ha distrutto 3 blocchi, quindi sono riuscito a farmare velocissimamente un bordello di legna. Sì, sta un po' vagando. Ci sta, siamo normali. Infatti vedete, in 2 secondi ho preso 7 di legna. In questo modo ho farmato un bordello di legna e sono riuscito a finire queste 2 quest. In particolare questa dove c'erano da fare 48 blocchi di charcoal, quindi ho distrutto un bordello di legna, l'ho bruciato eccetera eccetera. Questi fiori già ce li avevo, ho farmato un bel po' di strong di essence normale, l'ho trasformata in strong. Vabbè, queste erano facili da fare, essence of obsidian ed essence of coal, quindi possiamo claimare l'essence of diamond. Che già stiate immaginando che cosa andremo a fare in questo episodio. Poi i brick come li ho fatti? Facilissimo, ho preso della sabbia, ne ho messa quintali vicino a quella cliconia. E ho questi lime powder, già ce ne avevo. Stessa cosa per gli strong essence, gold ne avevo un bordello, obsidian lo stesso. E otteniamo l'essence of smerald. In questo modo, ragazzi miei, allora andiamo a vedere come craftare i semi di Emerald Seed. Ecco qua. Servono 4 Strong Essence. Poi un Essence Seed, va bene. Questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, la facciamo. Questo ce l'abbiamo. Runa della Terra ce l'abbiamo. Runa della Winter Sticky. Ma dici sul serio? Ma mi dici su... Ma stai dicendo sul serio? Runa della Terra e dell'Acqua ce l'abbiamo. La torta, la lana, la snow. Come facciamo la snow? Cioè, ma porca paletta. Nugget caster. Oh mio Dio. Come faccio la snow? Snowball? In snowball. Grazie alla pizza. E io come faccio la snow? Molten ice. Sì, beh, il molten ice. Molten ice. Bottler. The squeezer. Fluid ray. Ma che ca... Cioè, ragazzi. E io ma come faccio la snow? No, cioè non ci credo. Non ci credo. Vi faccio vedere un'altra roba intanto. Ah sì, ho fatto un altro campo di questa essenza qui. Perché ragazzi, cioè, me ne serve in quantità industriali. Cioè i semi ora ne richiedono veramente tantissima, e quindi devo farmarle. Infatti avete visto, ho bisogno di altre 4 strong essence. Che significa 4 per 3, 12 per 4, circa 48 di queste essenze normali solo per fare gli smeraldi. Ho capito che sono gli smeraldi e sono power, però non mi puoi chiedere di fare la snow. Io mo come la faccio la snow? Cioè, però non ce l'ho fatta io, non l'ho fatta io. Allora ragazzi, visto che comunque qui c'è... Allora, vediamo un attimo che altro c'è da farmare. Allora, la runa of Earth e va bene. Facciamo la Ender Pearl subito. Questa è facile, perché poi mi faccio un po' di roba off camera. Ok, benissimo. La Ender Pearl ce l'ho. Ed è su questo, non c'è piove. Ok? Poi, vediamo. Queste, vabbè, le faccio. Ce ne ho già abbastanza di là. Questo ce l'ho. Runa of Winter. Ok. Runa of Winter. Ok. Ma va a cagare, Runa of Winter. Ho bisogno della terra e dell'acqua. Quindi queste si fanno facili. Il cake con latte. E io non ho manco le mucche. Bene. Questa ce la faccio easy.
devo fare prima le mucche, ragazzi. Quindi ci sogniamo per il momento di fare questi belli bei Emerald Sealed. Non solo perché abbiamo bisogno di, per questa runa Winter, vabbè, la wool è facile. Anzi, andiamo a vedere se è cresciuto il cotone. E poi ci serve sta snow. Cioè, sta snow. Ma io come caspita la faccio la snow? La snow. So capito. Ho capito che lo fai con le palle di neve. Ma io le palle di neve come lo faccio il Molten Ice? Cosa mi produce Molten Ice? Mi devi dire cosa me lo produce? Empty Magic. Se va bene. Crushed Ice. Ice Can. Sì, ok, ho capito. Ice Shard. Snowball. Vediamo la snowball. No. Vediamo qua. No, perché non è 2. E non è questo. Non mi devo fare Frozen Comp perché sparo l'ice. Come si fa l'ice? Ho capito, molte nice. E torniamo sempre là. Alchemic. Sì, ma non ce l'ho una snowball. Quindi, snow. E vabbè, diventa ghiaccio. E sembra che ci stiamo, cioè, girando intorno come dei deficienti. Devo capire come si fa. Water Queen. Come si fa una Water Queen? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, in questo pacchetto non, cioè, non è possibile avere un del ghiaccio ice. Datemi del ghiaccio. Pacchetto ice. Allora, questo qui, ok. Ma guarda, ma va a cagare. Essence of Air ed Essence of Water. Cioè, con quello si fa veramente? E io poi che faccio? Lo sciolgo? Allora, con questo che ci posso fare? Lo posso far diventare, cioè, Usage, vediamo. Questo, vabbè, sì, ci fai tutte queste cacate tue. Se lo sciolgo ci faccio i nugget. Proviamo? Proviamo, sì. Allora, prendiamo due di queste e due di queste. Ok, bene. Però penso che sia più saggio se facciamo prima le mucche. Ma non me ne frega niente, le mucche le facciamo dopo. E tanto devo stoppare comunque l'episodio. Ok, ora, se io metto sta roba qui dentro. Boh, mettiamone 4, che cavolo ne so. Ora dobbiamo metterci della lava. Dobbiamo aspettare che aumenta il fuoco. Che palle. Allora, qua se me ne bastano 12. Va bene. Facciamo così. Allora, vai. Fammi 3 secchielli di lava. Che benissimo, grazie mille. Questi lasciali qui. Allora andiamo a riempire la nostra Crucible Furnace. Vai. Però non mi avete scritto nei commenti, ragazzi, se per fare aumentare la temperatura massima devo farla più alta, eh? Siete stati i monelli. Oh. Ok. Ora in teoria si dovrebbe sciogliere sta roba. Vabbè, intanto che si scioglie sta roba, andiamo a vedere se è pronto il cotone e iniziamo a fare le mucche. Per poter, cioè, ma vi rendete conto? Cioè, io devo avere il cotone e le mucche per poter fare. Cioè, ma non ci credo. A parte che il cotone qua mi deve far girare le palle perché non si sta creando. E vedi se ti muove a crearti, che poi mi devi far girare le palle. Ma cioè, non è possibile che per avere gli smeraldi devo fare le mucche. Ma che pacchetto è? Ma che cosa strana è? Comunque, 443, buono, c'è la formazione dell'Inter. 444, che buono. Tutti gli interisti che mo mi stanno dicendo: ma che cavolo, ce non è più 443 la formazione dell'Inter. Ragazzi, non lo so, l'ho sparato minchia, va bene? Allora, vediamo come craftare le mucche. Intanto cresce. Sì, però io mi sono rotto le bolle. Allora, prendi 4 di questi. Sì, facciamo così. Facciamo così perché sennò mi girano le palle. Allora, via e via. Ok, fai così. Benissimo. Questi già sono cresciuti i meloni. Ma vai a cacare. Ok, mi fai qui sempre meloni. Benissimo. Ma sì, ma fai pure qua meloni. Cioè, tanto di carote ci ne ho a buttare. Fai così. Benissimo. E mi fai sempre i meloni. Ok, bene. E poi qua ma piantiamo le nostre carotine. Giusto così. Giusto sì, a gradire. Vai. Tanto di meloni ne abbiamo. Ok. Qua facciamo così. E così. Allora, dammi i meloncini, thank you. Qui piantiamo invece carote. Tu devi andare a morire ammazzato.
Ok, thank you. Dammela. Dammi, dammi, dammi in basso. Oh, ma vai a cacare. E devi essere veloce. Se vabbè. Così. E così. Ok, lì potremmo piantare altre carote. E invece noi siamo stronzi. No, invece non siamo stronzi. Siamo dei bravi bambini. E piantiamo carote e carote. Ok, così in questo modo. Porca miseria, se non si fa il cotone lo ammazzo, giuro, eh. Cioè, c'ho 150 milioni di cose di cotone. Si deve far per forza. Ok, depositiamo questi meloni che non mi servono. In teoria c'ho un po' l'inventario pieno, cioè, se proprio, proprio dobbiamo essere sinceri, un pochino pieno ce l'ho. Però va bene. Allora, qua intanto è diventata notte. Andiamo a dormire alla grande. Anzi, facciamo una cosa, ragazzi. Io stoppo l'episodio. E ci vediamo quando si sono fatti il cotone. No, però voglio farvi vedere le mucche. Allora, mucche, mucche, mucche. Sono un po' sclerotico oggi, non ve la prendete. Sono io, sempre io, tutto io. Ok, dove stanno le mucche? Io continuo a vedere sempre le stesse cose. No. Però potremmo anche fare il redstone seed. Sì, voglio fare pure il redstone seed. Non ci sono qua le mucche. Oh, mucche, dove sta? Co. The Milky Way. Ok, spawn co. Vediamo che cosa c'è bisogno. Penso che ci sia bisogno The Spawn Co. Concussion Grip. Oddio, oddio, che cos'è sta roba? Vabbè, Spawn Co. Allora, due leather, due grano, tre experience drop e un uovo. È facile. Allora, io spawno le gruppe. Sì, spawno le mucche. Gli creo un altro recinto tipo i polli. E faccio spawnare il cotone. E ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, ho risolto un po' di cose, quindi vi avevo detto che c'era da fare un po' di roba. In pratica vedete qui c'è una lastra di ghiaccio che non serve a una merita ceppa, l'abbiamo messa insieme perché il ghiaccio, quello fatto con essenza di aria, messo qui dentro, nella Crushed Furnace, non fa un cazzo. Quindi è proprio sprecato, non serve a niente. Intanto le mie mucchelle le ho fatte riprodurre, dovrebbero avere anche del latte. Infatti vedete, ho preso i tre secchi di latte. Ragazzi, sono riuscito a procurarmi la snow. E ora vi faccio vedere come. Ora vi spiego tutto, non vi preoccupate. Allora, intanto, per craftare la cake servono due sugar, un egg e una e tre wheat. Facciamo veloci. Allora, uno sugar, un egg. Ok. Un egg, due sugar, che li facciamo con la canna da zucchero, dovrebbe essere così. Due sugar, benissimo, e tre wheat, 1, 2, 3. Ok, ora andiamo a craftare la cake, la tortella. Allora, due sugar, un egg, 1, 2, 3, e i tre secchi di latte. Speriamo che me le ridai, perché se no sono veramente stronzo. Grazie, mi ha sentito. Ok, poi come ho fatto la leather? La leather, ragazzi, si fa con la rotten flesh metta qui dentro. Ovviamente bisogna avere il catalyst sotto. Infatti questo qui è il catalyst, lo vedete dalla texture un po' cambiata questo. E quindi la rotten flesh si fa in questo modo. La cake l'abbiamo fatta. Che altro serviva per la runa winter? Runa of winter. Serviva la snow e vabbè la wool. Per la wool ho scoperto, cioè per il cotone, ho scoperto che non crescevano i dandelion. Infatti ora sono cresciuti. Perché, ragazzi, cioè non è così semplice che prendi la tillage soil e funziona tutto. No, perché per far crescere il dandelion stare sulla tilled, cioè quella la garden soil, quella lavorata. No, deve stare sulla garden soil, quella normale. Ecco perché non cresceva una matta, infatti ora è pieno di dandelion. Sono cresciuti pure il mondo, veramente. Ora con i dandelion li andiamo a combinare per ottenere il cotone. Però leggiamo il substrato su cui il cotone, perché non è che sia proprio così. Allora vedete qui humus, che non ci interessa, il tilled e la farm, quindi va bene su qualsiasi cosa. L'importante è combinarlo con i dandelion, i barley e dandelion. Quindi io farò una cosa di questo tipo. Ok, grazie. Tu intanto produci altri dandelion, che può sempre servire. Poi dobbiamo iniziare a fare un po' di, non so che capo serve. Vabbè, poi distruggiamo anche questo. Qui mettiamo tutti i dandelion. Bene, dammi dandelion. Il sito di dandelion. Ah, ecco. No, questo è colorante. Ai dandelion sì, sono questi qui.
umano che Pirlo. Ovviamente questa non deve essere lavorata, ma ci mancherebbe, non è che sia sufficiente, ragazzi, deve essere pure Gardenzoli. Vabbè, mi vado un po' a svuotare un attimo. Allora c'ho dei coloranti che posso lasciare qui per il momento. C'ho questa crushed che lascio qui, poi c'ho questa mana terra, questa la metto qua. Allora dammi questo, sono piantati. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bene, ora mettiamoci questi. Ok, prima che scompaia tutto, via, vai con i Dandelion. Ecco, vedete, era il motivo per cui non riuscivano a crescere prima. Ok, via il barley, non mi interessa, abbiamo il barley, grazie. Non mi togliete il barley, oddio, ok. Un altro Dandelion, via. Ok, abbiamo un po' di semi di barley che dovrei utilizzare, però non li voglio utilizzare. Allora facciamo un'altra testa, madonna ragazzi, madonna, sono pieno di merda, di roba, di tutto. Allora facciamo un'altra cesta e qua dovremmo fare magari un'area della casa da espando, dovremmo fare proprio castane. La rompo? Sì, rompo qua. Ok, bene, deposita qua tutto il bar e pure questo. Via questa roba, andiamo a recuperare gli altri barley. Ci sono degli altri Dandelion qui? Sì, ecco due simili di Dandelion. Ok, quindi in questo modo, ok, abbiamo dovremmo riuscire a impostare il cotone. Quindi il cotone, abbiamo detto substrato qualsiasi, tilled, farmland, qualsiasi cosa. Mettiamo quindi così, vedete, ta. Poi visto che ho vedete, sta fermo, cioè deve stare molto calmo. Visto che ho un bordello di roba di ossa, perché c'ho pure una marea di essenze, io mo faccio un bon meal a go, faccio crescere tutti i Dandelion, così facciamo molto velocemente. Diamo una bon millata a tutto, generica. Ok, così magari entro fine episodio dovrebbero crescere i Dandelion. Intanto, come ho risolto il problema della delle snowball? In pratica esiste un seme che si chiama lo snowball, che è questo qui che ho creato. Che come si crea? Si crea con il water artichoke. Questo non è taglia. Si crea con il water artichoke. Il water artichoke, ora devo riprimare tutte le queste. Il water artichoke qui serve per la witch, quindi si mette poco. Al momento si fa con le mandragole e la bella donna e si mette sulla tilled, farmland, su qualsiasi cosa, va bene. Poi con il water artichoke, che sarebbe questo coso qui in fondo, ecco qui, vedete? Mi sto divertendo a farlo crescere. Con quella cosa lì, messo con i mandragole, le mandragole mi sa su qualche cosa, vediamo un po', snowbell, sì, su qualunque cosa, humus, tilled e farmland, quindi va bene tutto, mi fa crescere gli snowbell seed mi producono le snowball e questi ice needle che mi serviranno per la witchery, sicuramente, sì. Ok, quindi siamo arrivati al punto in cui possiamo andare a craftare la nostra runa of wind. Qui è cresciuto un barley, vai a cacare. Ragazzi, tutto controlliamo bene, perché in teoria, cioè, il cotone mi hai detto che cresce di questo substrato. Non è rompere le palle, vero? Mi hai detto farm, humus, tillet, cioè, qualsiasi cosa. Ecco il cotone, ma GG. Allora, farmiamolo un attimo, perché mi serve un po' di stringa, ok, perché ovviamente per la winter mi serve la lana, quindi un po' di stringa. Le stringhe si fanno proprio con 9 pezzi di cotone, dai, su, veloce, ok, dai, quanto siamo? 8, l'ultimo pezzo, e poi ci facciamo un'area proprio per il cotone. No, benissimo, ok, dovremmo essere a posto. Intanto dovrei
aspettare, sì ragazzi, perché sto stranino. Ai muterarti ci credo di conservare, li mettiamo qui per il momento. Questi li mettiamo qui. Le mandragole le mettiamo su a distruggere, sì, non prepariamo niente, via e via. Poi abbiamo i nomi di cutone che sono quelli che ci servono e li facciamo qua. Benissimo. Ah, si crea direttamente la wool. Ho capito. E che altro si può fare con il cotone? Si possono fare, ah, con tre si fa le spine. Ovviamente ci conviene farne 9 perché ci dà una wool che sono fatte da 4 spine. Ok, benissimo. Quindi abbiamo la wool, abbiamo la cake, abbiamo la neve, dobbiamo fare 2 snow, benissimo. Che altro ci serve per fare la luna winter, 2 snow, una wool, una cake, una luna vuota, una luna earth. Le rune dovrebbero essere luna vuota e luna earth. Quindi ragazzi, finalmente siamo arrivati a conclusione di questo episodio con tutta questa bella roba. Manca la cake. E vediamo. Vai di Runa Wind! Ma vieni, che goduria! Che goduria, che goduria! Andiamo, andiamo a fare. Allora, cosa mi serviva la Runa Wind? Per fare un'altra roba ancora più complicata. Oh mio Dio, ragazzi, sta diventando super difficile questa parte. Comunque, io per il momento vi saluto perché siamo già andati molto oltre con questo bel tramonto. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio che continueremo a cercare di craftare questi benedetti Seed of Emerald per poi fare il Pig Iron Cappero che ci servirà poi per andare a prendere l'utile, lo steel e tutto il casino. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, condividete, commentate. Ciao a tutti!